Grandissima emozione, anche perché 7 anni e mezzo per rientrare in questo stadio, penso che sia record mondiale, quindi tra l'altro anche parzialmente siamo entrati, era brutto vedere lo stadio metà pieno, però va bene così, io sono uno che si accontenta, incominciamo con metà, poi piano piano cresceremo. I tifosi sono in comiato, a un certo punto ho sentito un boato prima del rigore, su una punizione laterale, ci invitavano a fare gol, ci hanno trasportato, c'è stato un vento dietro. Il rumore dei 3.500 cuori che hanno spinto il Barletta alla vittoria contro il Molfetta nella storica data del ritorno al Cosimo Puttilli è ancora vivo. Non nega le emozioni Francesco Farina, l'allenatore biancorosso, rilegge l'1-0 di domenica scorsa e spera di trasmettere più cattiveria in fase di realizzazione alla sua squadra che dopo diverse occasioni da rete è andata a segno a 10 minuti dalla fine, dagli 11 metri con lo Iodice. Siamo riusciti a fare il gol sul rigore? Però mi è piaciuto molto la prova di squadra, la prova di chi è entrato. Gli attaccanti stanno facendo grosse cose, stanno facendo grosse cose, si stanno sacrificando per la squadra. Devo io migliorare in certi lavori che dobbiamo fare. Io sono sicuro che migliorando io faremo molto meglio le prossime partite. La cornice di pubblico vista nel giorno del ritorno nello stadio di Via Vittorio Veneto dopo 7 anni e 4 mesi di assenza fa rumore e alza il livello delle aspettative. Farina prova a volare basso e fa chiarezza su quelli che sono gli step di crescita della squadra. Il futuro del Barletta è un futuro che si pensa partita dopo partita. La squadra è stata fatta per un campionato di transizione, però dobbiamo crescere come spessore tutti quanti. Però io sono convinto che con questa intensità, con questa voglia, con questo dobbiamo, secondo me, se abbiamo un punto negativo è che secondo me la mettiamo troppo sul gioco. Ogni tanto ci sarebbe bisogno di qualche palla lunga, di arrivare dietro la difesa. Non c'è tempo per fermarsi. Il calendario propone domenica prossima una sfida dal sapore di Serie C con la trasferta allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, di fronte una Cavese che ha vinto le prime due partite di campionato. Cattiveria e umiltà sono le doti che Farina chiede ai suoi. Abbiamo Telera che in settimana ha avuto un brutto infortunio. Abbiamo il capitano che, come al solito, stoico, ha dei problemini. Dobbiamo andare a Cava cercando di non ripetere gli errori di Santa Maria. La Cavese è una squadra che ha una struttura eccezionale, ha 4 giocatori per reparto, cioè doppio centrale, doppio centrocampista. Purtroppo è un mio difetto, non so fare tantissimo il contropiedista, però ci alleneremo in settimana. Io dico una cosa, quando si gioca contro una squadra forte, tante volte è meglio giocare a viso aperto.